Sono molto felice di essere qui a questa seconda edizione di questo grande premio di un grande artista, che è il premio Raf Vallone, al quale va un grandissimo applauso, perché quest'anno tra l'altro appunto avrebbe compiuto 100 anni e sappiamo tutti quanto ci tiene a Tropea, questa bellissima cittadina dove ho avuto il piacere di venire anche lo scorso anno. E devo dire che siete stati veramente calorosi, attenti, e questo per noi artisti e per tutti i premiati che questa sera abbiamo, premiati importantissimi anche del nuovo cinema italiano e non solo, secondo anche loro è importantissimo, infatti l'attenzione e la presenza di voi tutti. Quindi direi di fare un grande applauso intanto per questa bellissima cittadina che ci ospita, grazie per le meraviglie anche che avete, per il calore che ci dimostrate. Non sarò da sola perché chiaramente abbiamo un direttore artistico, è un grande personaggio tra l'altro anche lui, non solo figlio d'arte, quindi vorrei chiamare qui il nostro direttore artistico Saverio Vallone. Ciao Francesca. Ciao Saverio, ciao. Ciao Tropea, ciao tropeani meravigliosi, e questo pubblico stupendo, ed è sempre emozionante. Non so, infatti ti vedo emozionato, sono emozionata anch'io, perché adesso ci scioglieremo. Ma certo, però... anche perché noi appunto non amiamo fare le cosiddette prove, perché comunque già il palcoscenico è un insegnamento, quindi una persona come te competente che da tanti anni calca questi palcoscenici, per cui ci verrà tutto naturale. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per questo premio. E certamente incominciamo a farlo ora subito. Alla vostra fotografica, l'antico sedile che è permanente. Tutte le... Io direi sempre di fare un grande applauso, perché gli applausi sono il calore che dimostrate a tutti coloro che appunto operano dietro le quinte. La collaborazione è quasi volontaria, anzi è volontariato quasi, è diciamo ancora più significativa. Ringrazio l'associazione Tropea Eventi, Francesco Monteleone. Ringraziamo il comune di Tropea, per la collaborazione. Ringrazio anche dal Ministero dei Beni Culturali, il sindaco Rodolico che ha voluto questo premio, e lo ringrazio molto. E niente, adesso tutto il comune naturalmente, adesso mi sono perso un po' perché ci sono... No, ma poi proseguiremo, intanto adesso andiamo avanti tutti quanti, perché la nostra premiazione deve essere veramente un programma fluido, breve però importante. Infatti, e ringrazio tutti gli ospiti che abbiamo, che sono venuti, che sono ospiti eccezionali, ragazzi, e premiati eccezionali, un grande quindi valore artistico. Siamo veramente fieri e sono contento perché Tropea se lo merita. Io perché dire, sono felicissima di essere qui, e mio padre anche se lo merita, quindi... Sono veramente felice di essere qui, per me è un onore aver collaborato e collaborare con voi per questo importantissimo premio. Noi abbiamo fatto sempre anche teatro, perché mio padre ha fatto teatro come l'altro anno, lo faremo il prossimo anno. Quest'anno è un premio dedicato soprattutto al cinema. Vorrei ringraziare anche Salvatore Libertino che cura il tributo, Raf Vallone che esce tutte le mattine. Vorrei che facesse un applauso per lui, perché è silenzioso, non viene, però fa un lavoro incredibile, veramente con una cura eccezionale. E un altro Salvatore Libertino che mi ha fatto un montaggio di un film che papà ha girato a Parigi, che dopo faremo vedere. Allora, io direi di iniziare, e chiaramente in questa serata così bella, magica ed importante non poteva mancare una madrina altrettanto bella, eccezionale, brava, e veramente una grande professionista. Invito sul palco Elisabetta Pellini. Brava! Come nostra madrina di questo premio. Siamo veramente felici, ha fatto anche lei l'impossibile per esserci direttamente da Milano per un evento poi sociale, perché è molto legata anche al sociale, ma la ricorderete in numerose, ma tante fiction, cinema e TV, ma soprattutto una bellissima persona, perché questo è importante poi noi artisti, rimanere persone semplici e professionali. Elisabetta Pellini, qui a Tropea, seconda edizione di questo meraviglioso premio. Grazie, buonasera a tutti, grazie per le tue bellissime parole e grazie per avermi invitato qua. Tropea ci sono passata e sono molto felice di essere qui stasera, è un posto meraviglioso, anzi spero con l'occasione di poter tornare e di poterla vedere meglio.
e speriamo. No, Elisabetta Pellini è un curriculum pazzesco, ragazzi. Accenniamo solo qualcosa. Ma di tutto, 3000 fiction, dal maresciallo Rocca, Incantesimo 5, Elisa di Rivombrosa, Distretto di Polizia 7, Il Medico di Famiglia, Capri, Il Restauratore, Il Tre Rose di Eva, Rosso San Valentino, Provaci ancora prof, Don Matteo, Solo per Amore. Ma veramente, ma hai fatto, sei giovanissima, ma hai, lavori tantissimo in televisione. Beh, iniziato da piccolina, anche te da giovanissima, giusto? No, ma poi di grandissimo successo, di grandissimo grande seguito. Successo. Figlia d'arte anche lei. Non solo, ma nel cinema con Optech, fantastico, hai fatto Un Giorno Perfetto e poi hai lavorato anche con Sergio Rubini, Mi Rifaccio Vivo. Insomma, ragazzi, un'attrice straordinaria. Questa sera abbiamo veramente una qualità eccezionale per questa serata magica. Allora, che facciamo? Vogliamo, intanto te sarai spesso qui con noi, anzi ci sediamo magari poi nel salotto e invitiamo un violinista. Esatto, un grande violinista che aprirà questa magica serata con la musica. Chiaramente credo che sia appunto un'eccellenza calabra, Antonio Pontoriero. Lo chiamiamo sul palco, questo grande violinista che è appunto un'eccellenza calabra per aprire questa serata magica. Eccolo qui, grazie per essere venuto, per averci onorato dell'apertura di questa premiazione. Grazie Antonio. Buonasera. Allora, una piccola chiacchierata prima di iniziare, ma proprio breve, per dirci qualcosa di te, perché siamo curiosi. Allora, diciamo, il brano che ho composto l'ho già eseguito in occasione del premio letterario e ora lo ripropongo questa sera perché, diciamo, ho avuto degli apprezzamenti e sono molto contento, perché non sono un compositore, l'ho composto soltanto perché mi piace la musica e mi piace condividerla con il pubblico. Che bellissime parole. Di dove sei esattamente? Robbiolo. Robbiolo? Bene, allora, come si intitola il brano che eseguirai? Night Lights, le luci della notte. Bene, ancora un grande applauso e godiamoci questo brano. Grazie. Thank you.
bravissimo, veramente meriti tutto questo grande applauso, sei veramente un'eccellenza della Calabria. Bravo Antonio, grazie, bellissimo. Ci hai commosso, veramente grazie anche per questo omaggio che ci hai regalato. Grazie ancora, un grande applauso. Grazie. Bravo Antonio. Farai molta strada. Glielo auguriamo di cuore. Allora, adesso, prima di iniziare con le premiazioni, vogliamo presentarvi proprio in anteprima assoluta nazionale un documentario che farà parlare molto, ma molto. C'è anche una, diciamo, un nesso anche con papà, perché? Beh, è un film bellissimo che ha fatto Salvatore Romano sulla Nazionale Calcio a Tutti. Che invitiamo sul palco, Salvatore Romano. Un sogno che continua. Per averci onorato anche lui per questa bella clip in esclusiva nazionale. Ed è un'anteprima assoluta per Tropea. Quindi... che parla appunto della squadra nazionale degli attori, se dico bene, benissimo. Che è partita con Pierpaolo Pasolini, con mio padre, ma poi ve lo dirà il nostro regista Salvatore Romano. Ma una storia lunghissima, sembra una storia, una storia calciatori, ragazzi. E... ecco qui Salvatore Romano, un'altra nostra eccellenza, giusto? Dico bene, eccellenza calabra? No, eccellenza calabra, perché la Calabria, oltre ad essere bellissima, ha comunque tanti talenti, intendevo anche per questo. Assolutamente. Che devo dire? Ma niente. No, questo come è partita questa idea bellissima, peraltro? Ma è un'idea che ha avuto la Nazionale Attori di fare, diciamo, un documento che raccontasse la sua storia da Pasolini fino ai nostri giorni. Anche perché gli attori sono molto vanesi, molto vanitosi, quindi hanno chiesto a te giustamente di riprenderli mentre giocavano a pallone, magari anche tirare qualche calcio di rigore. No, è stata una bella avventura perché sono, credo, 60 attori tra più famosi, meno famosi, diciamo, da quelli diciamo storici, da Verdone, Montesano, Lino Banfi, Ninetto Davoli, a quelli di oggi. Ma perché non vediamo subito? Facciamo partire primo... subito. Va bene. Allora vediamo questa clip esclusiva. Il trailer. Primo pezzo. Il calcio, dei momenti che sono esclusivamente poetici. Si tratta dei momenti del gol. Ogni gol è sempre un'invenzione, è sempre una sovversione del codice. Ogni gol è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità, proprio come la parola poetica. Queste sono parole di Pierpaolo Pasolini, fondatore e poi presidente della Nazionale Calcio Attori. E lui è una persona che non c'è sotto parole, guarda. È una grande, ma grande persona. E soprattutto la vita più buona del mondo. Solo questa squadra qui è, diciamo, è sempre una bella cosa pensarla, comunque, perché permette a noi artisti di contribuire, ridare, restituire qualcosa a chi più ne ha bisogno. Io credo che questo sia il calcio d'oro, quello dove non ci sono soldi da rubare, ci sono soldi da dare, soprattutto speranza. Ci sono tanti altri figli di tanti altri genitori. Allora, casa, famiglia e bambini di letto. Quindi il nostro trofeo ha vinto tu, abbiamo vinto con te, per te e per tutti voi. Grazie. È un grazie. Devo dire che entrai nell'81 e all'epoca la Nazionale Attori era veramente, veramente divertente. E io che mi ero allenato,
mi avevano fatto la nazionale calciatori, mi avevano fatto fare cose esagome, ma roba da mica, non eravamo normali. L'unico sport che facevo io da ragazzo ed ero bravissimo era il salto triplo dal pasto, perché risaltavo sempre tutte e tre, ero magro così, povero disgraziato, insomma. Quindi una bellissima idea, veramente Salvatore, e io direi un altro, cioè è stato difficile fare queste riprese? Ma difficile dal punto di vista tecnico no, perché sono interviste, è stato difficile stare appresso agli attori, perché gli attori sono diciamo così una classe di persone molto particolari, per cui chi la vuole in un modo, chi la vuole in un altro, quindi... E credo che quando ci sarà la visione del documentario intero qualcuno si lamenterà, quella ha parlato di più, quella ha parlato di meno, però questo insomma fa parte diciamo del gioco. Però c'è stata una grande disponibilità, perché hanno lavorato tutti in maniera gratuita, per cui bisogna ringraziare chiaramente tutti quelli che hanno lasciato una loro diciamo testimonianza. Ma proseguiamo a vedere il trailer. Avevo 12 anni quando ho cominciato con questa straordinaria avventura della Nazionale Calciatori, per me era una cosa magica, perché stare già con dei grandissimi miti e giocare a pallone, scambiarsi la palla con Pierpaolo Pasolini, con mio padre Raff Vallone, io chiaramente ero un grande osservatore da di fuori all'inizio, però quando il mister mi faceva giocare ero l'uomo, anzi l'attore più felice del mondo. Poi Pullman ci raggiunge De Crescenzo, che andava a fare la presentazione di un suo libro non so dove, fai conto, da Ravenna partiva, e alla fine della partita lui sconsolato, dopo essere avvantato, ci è stato asciugato, ha detto: ma io non vengo più. Dico: perché, Luciano? Ma gli posso fare 600 km per fare un cross? Un grande scatto per andare verso la porta, e improvvisamente mi incastrai e piano piano mi fermai, e poi sono andato per terra come un salame. A quel punto dalla tribuna uno urla: a Verdò, a 7, perché c'è il numero 7 dietro, se buono manco va la primiera. Quella frase mi ha distrutto. Allora io gioco col Milan, nell'Inter ci sta Raimondo Vianello, un altro grande gioco, guardavi già te mettevi a ridere, perché Raimondo Vianello all'intervallo mi si avvicina e fa: tu non hai capito nulla del gioco del calcio. Ah Remo, perché ci non devi giocare a lama? E perché? Perché senti gli insulti, fai come me che gioco centrocampo. Vediamo l'ultimo trailer. Questa storia qui non si può bleffare. Perdonali. È del Re, quanto era giovane qua. Questa è bella, Troisi. Allora, Massimo Giuliano Bonetti. No. Troisi. Aiutami, Livio. Malco, quello è. Malco. Toni Sant'Agata, il grande Livio Rozzi, direttore del Capo la Barba, stavi Livio. Lino Banfi. Incredibile. Ninetto Davoli. Albertino. È un musicista, Albertino. Questa è stupenda. Questa è stupenda, questa è bella. Guarda, c'è pure Nuti. Guarda che carino. Nuti D'Angelo. Guarda Livio con la barba, sembri un Franco Nero. Ma infatti stavi benissimo. Ma fate una diligenza, statevi a casa, non potevo più vedere. Dai, geniali queste cose. Ci sono nel carro. Ma
Bene, grazie Salvatore. Grazie a voi. Romano, bellissimo. L'applauso però non l'abbiamo sentito, eh? Un grande applauso per questa esclusiva che vi ha donato, e l'anno prossimo penso che sarai qui tra i premiati quando uscirà a breve, e ti ritroverai qui tra di noi, e questa volta per ricevere il premio per il tuo bellissimo documentario. Grazie, grazie Salvatore. Grazie a tutti, ciao. Grazie, grazie, grazie mille. Allora, adesso andiamo veloci, e prima diciamo di iniziare con i premiati, questa è l'ultima chicca che abbiamo voluto regalarvi, ed è esattamente l'ultimo film, appunto, che si intitola Tony, che è l'ultimo film di tuo papà, se non erro, giusto? Sì. A cui sei legato tantissimo. Beh, un film intanto è straordinario perché non l'ha visto nessuno in Italia, perché è uscito in Francia, infatti. Ed è quindi è un'anteprima per l'Italia, è stato comprato dalla Rai, però insomma ecco, è stato nel 2000 è uscito nel 2000, un con film Alessandro Gasma, con Alessandro Gasma di Filomena Esposito, esatto, e c'è anche mia mamma che è tornata per questo film. Facciamo un bel applauso anche dopo. Per tua mamma Elena Varzi, che è stata una grandissima anche lei, ed è qui con noi, perché siamo tutte e due qui. Bene Vediamo questo tuo bel regalo, esatto, che hai voluto mangiare per tutti noi. Volevo dire una cosa, che questo montaggio poi mi ha fatto veramente la cortesia ieri, perché avevamo Salvatore Libertino, il fotografo. Che ringraziamo, di fare, Salvatore Libertino. Ti ringrazio, grazie. Ci dobbiamo grazie. Mettere un po' più dietro, buona visione, dura qualche minuto. Dice chi eravate?
forte. E tu? Che ti ammazzi. Beh, direi di fare veramente un grande applauso, perché è un grande, un grandissimo. Allora. E manderei subito l'altro pezzo. L'altra clip. L'altra clip. Ma se ci si va. Ma qua ti vedo non sa? Ah, se trovo. Petit maison, très simple. Oui. Elle est seule avec ses oiseaux. Oui, deux. Dans une petite cage. Elle est comment? Elle est vieille comme toi. Avec des longs cheveux gris. Comment? Elle était habillée. Elle est noire avec une charte sur les épaules. J'ai vu une photo. Son mari. C'est toi, garçon. J'ai cru et d'avoir oublié. Tout oublié. J'ai tenu avec ton costume de merde. Et ton accent comme de la rocaille. Et ça m'a fait un truc comme ta paille. Toutes ces années, toutes ces putains d'années, c'était long, si long, petit, si long. Tu crois toujours que je suis un pauvre type? Tu crois toujours que je suis un pauvre type? Tu dois me tuer. Tu dois me tuer. Même s'il n'y a plus personne. Tu vas me faire des beaux trous dans mon costume. Même s'il n'y a plus personne pour le retailler. C'est ça que tu vas faire. Non. Sinon c'est moi qui. Mais mettons-moi pas ça. Oui, Tony. Sinon c'est moi qui vais te tuer. Regarde-moi. Et j'aimerais pas ça. Regarde-moi. Tu crois que je pourrais crever dans mon fauteuil comme un rat? Ou à l'hospice, moi, Andrea Potenzoni? Tu crois ça? Et tu vas le faire. Je t'ai choisi, Tony. Il faut que tu le fasses. Et tu vas le faire. Non. Tout se fait dans la vie. Il faut que tu le fasses. Tu sais bien, tout se paye dans la vie. On ne t'a pas appris ça au pays. Sors ton arme. Hein? Et tire-moi dessus. Sors ton arme. Et tire-moi dessus. Sale bâtard de merde. Tire-moi dessus. Espèce de petit merdeux. Sale bâtard de merde. C'est moi. Xavier. C'est moi qui va te tuer. C'est moi. Ça vient. Ça vient. J'ai rien vu. Ça vient. J'ai rien vu. Non.
dovevi sacrificare, Tony. Par. Par. E tu sai. Tanto non tanto par. La souffrance. Voir qu'on est des seigneurs. Les gens sont extermines. Tanto non tanto par. La souffrance. Même jour et de rien. Le cri des gens sont extermines. Comme une écho terrible. Même jour et de rien. Toi aussi tu les entendras. Comme une écho terrible. Si tu les entendras, tu oublieras alors le jardin, le parfum des fleurs orangées, ce sera un vautour, la douceur des femmes, rien ne sera un vautour, rien, rien ne pourra t'arriver. A lavorare, dirmile che mi perdona, un miserabile che te, che mi perdona. Un bel applauso ancora per ricordarlo, grazie. Commovente anche a livello, diciamo, emotivo. Com'è strana la vita che papà ha incominciato con Vittorio Gassman. Grazie, grazie. 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 Questo è l'affetto che dimostrano per questo grande artista. Grazie, grazie mille. Ha incominciato con Vittorio Gassman, con Riso Amaro, l'ultimo suo film invece l'ha fatto con Alessandro, suo figlio. Quindi com'è strana la vita, in fondo artistica, su cose che ritornano. Sono proprio contento. Vorrei dire solo una cosa, che di quello che papà ha scritto nel ricordo della sua tropea. Questo mare che ti accarezza e ti ama, e che ti coccola, che ti aiuta a riflettere, a non sentirti solo, e che ti costringe a credere nella bellezza superba della natura. E poi Vicoli, dove da bambino incominciai a giocare le prime partite di pallone e a sognare il mio futuro. Tutta la mia vita è piena di ricordi di questa terra. Bene. Allora, dopo questo momento bellissimo, passiamo ora a, diciamo, alle premiazioni. E quindi iniziamo con una menzione speciale. E vorrei invitare qui sul palco Carlotta Bolognini, prego, che anche lei ci ha portato una clip di questo. Allora, Carlotta Bolognini, figlia di Manolo Bolognini, certo, produttore, nipote di Mauro Bolognini, grande regista, una grande figlia d'arte. Lei produttrice, ha prodotto questo film che si chiama I figli del set. È stato portato a Giffoni Film Festival. Sì. E l'ha fatto, ecco che viene Carlotta. Vorrei invitare sul palcoscenico Alfredo Di Piero, Alfredo Lo Piero, il regista di questo film, che Carlotta, è venuto qua, grazie, con la sua splendida famiglia, anche il nostro regista che sta salendo sul palco. Ciao Carlotta, è un piacere averti qua. Il film è stato presentato al Festival Giffoni e ha avuto veramente un grosso successo. Ecco il nostro giovane regista, seguito. Un grande applauso per, ciao, questo bel lavoro. Alfredo Lo Piero. Vedremo soltanto una clip, ma sicuramente già ho capito che è un prodotto bellissimo e anche originale, se vogliamo. Vuoi dire qualcosa ora o dopo? Domani. Anche dopo. No, mi sono emozionata per l'ultima scena. Grazie, grazie Carlotta, bellissimo. Veramente. Bellissimo. Vediamo la clip, grazie. Grazie. Erano l'occasione per stare insieme a papà, quindi andavo a Roma o lo seguivo dove girava. E io stavo per fare un film favoloso, che mi dispiace che ho perso con l'attuale. Mi ricordo a comprare la pellicola
dagli scattini per la strada, perché facevano le fotografie con le Rai. Ho lavorato tutta la settimana, villaggio western, polvere. Il venerdì la troupe mi dice adesso devi andare a prendere la busta paga. Mi diedero la mia prima busta paga, 5.000 lire. Essere la figlia d'arte, come si dice, di un attore così importante è stata una cosa che ho realizzato nel tempo. Era sempre super concentrato sul lavoro, perché lui aveva sempre questa idea di essere contadino, perché veniva da una famiglia umile. Mi sono cominciato ad addestrare con mio padre per fare questo lavoro. Quello che ricordo che di quei tempi che era ancora l'arte del cinema. Per tutti i figli il padre è sempre un po' un mito, insomma, ecco, comunemente. Per me da piccolo era doppiamente un mito, prima perché era mio padre e secondo perché era un divo, un successo strepitoso. Lui è cominciato come calciatore del Torino, per cui rileggendo la sua storia effettivamente sembra veramente una grande leggenda, insomma, perché nel Torino, poi caporedattore della Terza Pagina dell'Unità, partigiano. Lo chiamavano nell'ambiente il grande Frizzi, perché era diventato veramente un punto di riferimento non solo per la distribuzione ma anche per i produttori. Bello e anche originale, come ti è venuta l'idea? Ma semplicemente perché, avendo vissuto sempre tutti i set di papà e di zio, avendo avuto come amici d'infanzia i Rossellini, Queen, Tognazzi, Saverio dopo, mi è sembrato normale chiamarli e dirgli ricordiamo i nostri papà e le nostre mamme. Sì, perché poi comunque diciamo non è triste, è bello, perché ricordano con ironia, affetto, e quindi questa è una cosa bella. Invece il nostro regista, come vi siete incontrati? Beh, è stato, come si può dire, un amore a prima vista, nel senso che io gestisco una scuola di cinema a Catania in occasione dell'anteprima del suo bellissimo libro dedicato a papà Manolo, lo presentammo a Catania. Lì Carlotta mi disse: ci avrei un'idea. Vorrei fare qualcosa che abbia a che fare con la mia infanzia e tutti i miei colleghi con cui sono cresciuta. Ho detto sviluppiamola. Da allora ho iniziato a fare figli, due con mia moglie, con figli del set e 35 protagonisti. È stata un'esperienza bellissima. Ma che bello, bellissime queste storie, queste magie che si intrecciano. Allora, il cinema del cinema. Ma è bellissimo proprio. Complimenti cinema, per questa, questa bellissima scuola a Catania. Scuola di cinema? Scuola di cinema per il sud, così come Saverio, anche lui, le sue origini sono del sud, della Calabria, quindi certo. In Sicilia sono solo 200 km che ci dividono. Quando Carlotta propose e dette la possibilità a oltre 100 giovani tra studenti, allievi e tecnici di potersi mettere a confronto e al servizio della collettività, io sono stato onorato. Pertanto Figli del Set è un qualcosa che va oltre alle testimonianze, perché la forza della famiglia Bolognini, rappresentata qui dalla nostra Carlotta, è stata proprio quello di voler dar fiducia alle nuove generazioni. Bene, quasi 80 ragazzi tra tecnici, ripeto, studenti, si sono messi al lavoro e hanno avuto la possibilità di realizzare un sogno, un desiderio, cioè quello di poter, attraverso storie raccontate dai figli d'arte, realizzare il sogno di fare del cinema. E questo è stato lusinghevole per loro, e quindi io la ringrazio sempre pubblicamente a nome di tutti i siciliani. E anzi, io proporrei di farlo vedere proprio nelle scuole. Guarda, il motivo per... oltre che istruttivo, è veramente il bello. Motivo per cui, difatti, il debutto, prima che arrivassimo al Giffoni, c'era il Festival di Venezia, il Festival di Roma, anche in Francia, all'estero, volevano il piacere di poterlo far debuttare. Noi per scelta, poi per
problemi tecnici, nel senso che le anteprime o le sviluppi ad un festival o non puoi presentarle ad altri. Ci siamo guardati negli occhi e quando abbiamo fatto la nostra scelta è stata una scelta ponderata. 200.000 ragazzi provenienti da tutto il mondo hanno avuto il piacere di poter assistere alla nostra pellicola. Bellissimo. Significa che le nuove generazioni... I genitori che si sono emozionati. Esatto. Vero, perché emoziona figli e genitori. Quindi le nuove generazioni hanno l'obbligo, il dovere e allo stesso tempo il piacere da parte di chi fa cinema di poter conoscere la storia, le nostre origini. Bene, questo è grazie. Del allora, la nostra cara Elisabetta Pellini consegna la menzione speciale per questo documentario bellissimo, speriamo di vederlo in tour in Italia, lo mettiamo al centro. Grazie Carlotta Bonini, grazie. Facciamo la foto. L'applauso bello, grande, spontaneo, forte, bravi. Complimenti. Sono felice che siete venuti qua a Tropea. Grazie per essere venuti, grazie mille, grazie. Allora, adesso passiamo al... È il momento di un grandissimo... premio speciale... Compositore. Un grande compositore. Grande compositore, un grande direttore d'orchestra. Un curriculum pazzesco, cioè l'ultimo film Non essere cattivo. Non essere cattivo, il motivo per il quale anche... Però una serie televisiva dalla Freccia del Sud, cioè colonne sonore dei più importanti, i più importanti film, anche Gli anni spezzati, Adriano Olivetti, La forza di un sogno, Barabba, Edda Ciano, Il comunista, Sarò sempre tuo padre, Rino Gaetano, ma tantissime, sempre più. Allora vince come miglior compositore dell'anno il nostro Paolo Vivaldi. Paolo Vivaldi. Paolo, che ha pregato di venire sul palco. Già premiato a David Donatello. Assolutamente, che ci regalerà anche una sorpresa. Un grandissimo applauso per questo grande compositore, grande direttore che avete il piacere e l'onore di avere qui questa sera. E il suo ultimo lavoro, diciamo, Non essere cattivo, che ti ha portato a una notorietà commerciale, ma sappiamo benissimo tutto il tuo curriculum, tutti i tuoi film, tutte le tue composizioni e tutti i tuoi concerti, anche quelli che hai tenuto recentemente anche a Roma, all'Isola del Cinema, in una magia stupenda, e poi in tour in tutta Italia, giusto? Beh sì, innanzitutto mi fa molto piacere essere qui perché metà sangue mio è calabrese, certo. Quindi cioè, mi sembra venire in Calabria, quasi Cosenza. Venire in Calabria per me è sempre un gran piacere. E poi insomma ho avuto l'onore di fare il film con Claudio Caligari, che è una cosa meravigliosa, questo Non essere cattivo. E... grande film. Un grande film di un grandissimo regista, e quindi per me è stato un grandissimo onore. Questa sera volevo, posso anticipare che... Assolutamente sì. Che eseguiremo due brani con la cantante Pamela D'Amico, che invito a entrare. Noi ringraziamo te per questo omaggio e questa sorpresa che appunto ci regali. Facciamo due brani tratti, il primo dalla colonna sonora del film su Pietro Mennea di Ricky Tognazzi, La freccia del sud. La freccia del sud, e poi faremo il tema di Non essere cattivo. Pamela ha deciso di mettere un testo su queste melodie e sono nate due canzoni che insomma mi fa piacere eseguire questa sera qui da voi in anteprima. Grazie. Grazie a te Paolo. Thank you.
anche per me. Io ci crederò, piedi nudi stendi il tempo, è immobile. Per questo ti dico che se cadrò e cadrò dolcemente mi rialzerò, io poi ci crederò. Tema tratto dal film Non essere cattivo, il tema di Cesare Vittorio, una storia di amicizia molto forte, fine anni 90, la fine dell'epoca pasoliniana. Il grande Claudio Caligari chiude una trilogia con questo film. E noi presentiamo la colonna sonora con un testo che ho scritto. Kinema, io volo alto, è il titolo. Mi acuerdo.
cruda verità. Siete bravi, ma siete una cosa eccezionale, un livello straordinario, altissimo, emozionante per Tropea. Sono proprio contento che siete venuti qua, e veramente è stata una cosa così sentita, così forte, veramente straordinaria, complimenti veramente. Allora, a Paolo Vivaldi e a Pamela D'Amico, straordinaria, grandissimo applauso. E Elisabetta premierà per miglior compositore dell'anno, premio Raff Vallone, Paolo Vivaldi. Grazie. E grazie a Paola, a Pamela D'Amico, e spero che ti porti sempre tanta fortuna, perché meriti di prenderne tanti altri. Grazie ancora. Complimenti. E noi per il momento salutiamo la nostra amica Elisabetta Pellini, che si congeda un attimino e ritornerà dopo. Ma che peccato che stava, vero, così bene qua, ma c'è la ci compagnia, era stupenda, una cosa meravigliosa. Ma dove vai? Ci vediamo dopo. Allora, adesso è andata via, poi la riandremo a prendere. Allora, adesso passiamo al miglior film, quindi miglior regia e miglior film. Vogliamo vedere prima la clip, così? O vogliamo chiamare il nostro regista che è qui in sala? Io chiamerei il regista, lo farei venire qua. Giorgio Amato, Giorgio vince Amato come miglior film e miglior regista per questo film Il Ministro. Un applauso veramente caloroso, perché questo è un film indipendente. Un film stupendo, guarda. Stupendo, un film bellissimo, che ha ricevuto tantissimi riconoscimenti. Ci tenevo, guarda, tantissimo che avesse questo premio speciale, veramente, come migliore film. Si chiama Il Ministro, quindi anche abbastanza. Che poi attuale. Avremo anche un'altra sorpresa che è legata al Ministro. Giorgio Amato, ragazzi, Giorgio posso Amato, dire, oltre che essere un grandissimo regista, è molto alto, anche del Toro. Del Toro è la squadra di mio padre, quindi pensa a quante cose in comune, è vero? Cuore granata. Sì, tra l'altro è davvero un onore per me, perché essendo tifoso del Torino, ricevere questo premio in onore di tuo papà, che è stato un grande giocatore del Torino, è davvero, oltre che un grandissimo attore,
e un uomo che ha fatto anche la storia d'Italia, vogliamo dirlo, perché è stato anche un grande partigiano, quindi davvero un onore, davvero a 360 gradi, grazie. Grazie a te. Allora, grazie, ci vogliamo vedere la clip intanto? Sì. Ok, vediamo la clip del ministro. Ho mandato le foto sul telefonino, figa. Allora, com'è? Sembra messa bene, però non si vede la faccia. E dai, c'è un culo da paura, figa. Ho capito, però se poi ti faccio un cesso è un cazzo tutt'uno, no, mica? Ti vorrei ricordare che noi siamo nella merda. Se salta questo appalto, noi ci giochiamo tutto. Ma lo sai quanti animali vengono macellati per fare quei crocchettini, lo ma sai? Che cazzo me ne frega, Rita! Ma Cinco è un cane, e i cani da che mondo al mondo sono carnivori. Ma tu non puoi imporre mica le tue scelte vegetariane pure al cane. Notevole, no? Notevole un cazzo. Ma non scherzo. Perché? Come? Perché me l'hai vista? Oh, è cinese questa. Cinese. Quindi che sappiamo di questa? Ha detto che fa l'università e che se la paga facendo la ballerina. Quindi non siamo neanche sicuri che fa l'escort. Stasera c'è un ospite molto importante. Ecco, diciamo che a me servirebbe che tu dopo la cena lo accompagnassi in albergo e passassi la nottata con lui. E qui stasera c'è qualcuno che mi vuole corrompere, vero Franco? Sì, non mi permetterei mai. A quel punto l'hai castigata, sì. Ma certo. L'ho portata in albergo con me quella sera stessa. Che mignotta. Adesso dai a mia moglie. Vattene a botta. Un bellissimo film, poi soprattutto indipendente, e noi ci teniamo ad omaggiare questi nuovi talenti del cinema italiano. E quindi grazie a Giorgio Amato per questo bellissimo film. Poi c'è anche un'altra sorpresa di una delle attrici, e intanto il direttore artistico Saverio Vallone ti consegnerà il premio, eccolo qui, che sono ben due, perché il miglior film e miglior regia di questo bellissimo film indipendente. Ci manca la valletta qua, come mai non c'è la valletta che dà le targhe, nessuno. Direttore artistico, ecco qua. Grazie. Ha fatto allora, l'airplane Giorgio Amato, complimenti, un cast eccezionale con Gianmarco Tognazzi e tantissimi, Edoardo Pesce che tra poco vedrete anche qua, anzi facciamoglielo dire nel cast. Il cast è il mio attore protagonista che è Gianmarco Tognazzi, poi c'è Fortunato Cerlino, Edoardo Pesce, Giuni Cicava, Ira Fronten e la mitica Alessia Barella che stasera ci ha accompagnato. Per Alessia, bene, allora viva il ministro, speriamo che riesca nelle sale, perché ho sentito dire che c'è questa grande speranza. Consiglio a tutti di andarlo a vedere, veramente bellissimo. Bene. E complimenti Giorgio Amato, grazie. Viva il nuovo cinema italiano, grazie per queste chicche. Allora, e adesso infatti... Ma, scusa, con un piccione ha preso due fave. Hai due capito? Premi. Hai capito? Con un film anche indipendente, però due premi li ha presi. Beh. Ma io chiamerei subito Alessia Barella, allora, che è l'attrice, migliore come attrice. Migliore attrice anche... protagonista di questo film, il ministro Alessia Barella, migliore attrice dell'anno per il ministro e non solo, per tutta la sua brillante carriera e perché anche lei è veramente il nuovo talento del cinema italiano, e questa sera noi ci teniamo proprio ad omaggiare i nuovi talenti del cinema italiano che invece hanno una gavetta incredibile. Ecco Alessia, ciao, Alessia. Barella. Premio strameritato. Ragazzi, un'attrice straordinaria, ve lo assicuro, veramente bravissima. Tutti gli uomini sono uguali, regia di Alessandro Capone, velocità massima con Valerio Mastrandrea, che è stato presentato al Festival di Venezia. Poi passato prossimo di Maria Sole Tognazzi, La squadra, Distretto di Polizia, Viaggio Sola, anche un bellissimo film di Maria Sole Tognazzi, bellissimo film, e Il ministro di Giorgio Amato, che abbiamo appena visto. Complimenti, sì, ci vediamo qui. Thank you.
Sono Andrea, il responsabile. Salve. Mi dicono che c'è stato un problema con l'ultima consegna. Cosa è successo? È successo che questo primo sale è immangiabile. Sì, in effetti. Guarda Silvia, per cortesia, chiama Carrozzo e digli che c'è stato un problema con il formaggio. Poi mandiamo una mail di scusa a tutti quelli che l'hanno ricevuto e nella prossima spedizione mettiamo una bella cacciata di omaggio per tutti. Ringrazio di essersi presa al disturbo e di essere venuta fin qui. No, è che passavo di qui e quindi mi sono detto, vabbè, gliela porto, ma il resto della scatola era buonissimo, davvero. Bene. Posso mandare una scatola in omaggio? Ci sono arrivate delle zucche eccezionali. Grazie. Che scatola prende di solito? La zona formato famiglia o quella singola? Lidia, aspetta! Oh, cosa è successo? Ma non c'era Nicotra? Certo che c'era Nicotra. Il mio capo mi ha assicurato che ci avrebbe pensato. C'era Salvetti, c'era Scalzi e c'era anche Nicotra, come ti avevo detto. Aspetta! Lo sai che ci tengo a te. Io ho resuscitato i morti per te. Ho prescritto i farmaci della tua cazzo di azienda a decine di pazienti deceduti. 400 pezzi per gente già morta. Te lo sei dimenticato? È questo che chiedete a tutti, è normale? Perché per me non è normale. Io non ci ho dormito notti intere. Bel ringraziamento, bel ringraziamento. Non mi sembrava che all'epoca ti facessi tanti problemi, Guarda, se lui è quello che ha avuto da te e non dalla tua azienda, mi permetto di darti un consiglio. La prossima volta come gadget usa le penne a velo che funzionano meglio. Ma com'è andata a Milano? Non mi ha detto niente. Bene. Ho preso dei contatti, adesso vediamo. Ma che c'è, che hai? Sono un po' stanca per il viaggio. Hai litigato con Federica? No, mi litigano. E allora? Che ne so? Che ti posso dire? È trasparente. Io le parlo, le chiedo, ma niente, lei non c'è. Una lastra di vetro. Come dai, magari sarà stanca, il lavoro passerà. No. Secondo me questa storia del film non è ragione. Poi io ho sbagliato perché mi ho fatto un fatto di principio, quindi mi sono impuntata su sta cosa, ho fatto peggio. No, hai fatto bene. Comunque, lei ha detto che l'argomento è chiuso, non ne vuole più parlare. Ma è molto fredda, ecco. Maria Fredda è stata sempre fredda. È un po' il genere di Caterina, perché là molto fascino, è freddina. Ma adesso molto di più. Sì, l'ho trovato, sta qua. No, Marina, non mi metto a guardare le clausole adesso. Le guardi tu, tanto te lo porto tra poco. Stai tranquilla, non ci sarà nessuna penale. Ciao, a tra poco. Benissimo, un grande applauso per Alessia Barella che avete potuto appunto vedere in questa clip. Pochi dei suoi tantissimi lavori e quindi premio strameritato. Che brava Alessia con Margherita Bui, bellissimo film. Però io dicevo l'altro giorno, guardavo la televisione, no? Rai 1, e c'era un bellissimo sceneggiato e c'era Massimo Ghini che faceva Catturandi. Dicevo, guarda che bella moglie che ha Massimo Ghini. Chi era? Alessia Barella. E lei, la protagonista anche del film Catturandi, che è andato in onda ieri, l'altro ieri, tra l'altro bellissimo, bellissimo sceneggiato. Grazie, grazie mille, sì, va, devono esserci ancora 4 puntate ogni lunedì e io sono la moglie di Massimo Ghini, si può dire cornuta, sì, ma anch'io mi sarei messa le corna da sola perché mi tradisce con Anita Caprioli e quindi si può accettare, dai. Allora, a te l'onore. Le corna non sono mai ben accette. Vabbè, dai, siamo sportivi. Grazie. Un onore, oltre che piacere, a questa grande e cara amica, attrice, bravissima, la nostra grande Alessia Barella. Grazie. Grazie Alessia. Grazie. Grazie per essere venuta qua a Tropea. E ringraziamo anche in sala la produttrice, nonché amica di Alessia, che abbiamo il piacere, Francesca Andreoli. Dove sei? Francesca Andreoli. Dove sei, Franceschina? Dove sei? Sta seguendo il suo cagnolino. Un bel applauso anche per Francesca Andreoli. Sì. Una delle più promettenti produttrici italiane. Sì, allora, adesso passiamo
Allora, si parla del migliore attrice, no? Invece ma adesso... il miglior attore, no? Miglior attore, chi abbiamo scelto? Abbiamo scelto con un grande, veramente grande piacere a livello personale, perché lo reputo uno tra i più bravi che abbiamo in Italia, ma bravissimo, secondo me internazionale, veramente. Attore di teatro, attore di cinema. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo, a 5-6 anni, fa sì. 3.000 cose, a sempre 6 anni, in movimento. Mi sembra 6 anni. Sì. Lo vogliamo chiamare sul palco? Premio migliore attore, premio Raff Vallone, va a Pier Giorgio Bellocchio. Grazie a Pier Giorgio per essere qui a ritirare questo meritatissimo premio. Un applauso caloroso di quello proprio tropeano, via! Pier Giorgio Bellocchio. Ma che carini che siete, bravi. Ancora dura l'applauso, più grande, più grande, più grande. Eccolo, grazie, grazie. Buonasera a tutti. È la prima volta che Pier Giorgio viene a Tropea. Sì. Sensazione? Beh, sensazione splendida, è una città bellissima. Io poi sono arrivato al tramonto, per cui si vedeva un'isola, penso fosse la dei Lipari, penso fosse Stromboli, non so, fumava, per cui c'era il sole che tramontava dietro, insomma era molto suggestivo, magica, sì. Poi ti abbiamo portato a vedere la mostra fotografica. Splendida, una mostra straordinaria che testimonia una carriera, la vita di un uomo veramente unico, veramente una delle grandi eccellenze di questo paese e soprattutto una carriera internazionale straordinaria, proprio tutta una serie di da Chaplin al Padrino, insomma c'è solo che da ammirare e da imparare. Bello. Citare solo. Allora, lui ha fatto soltanto circa 18 film, guarda, mi sono documentata. 7 cortometraggi, fiction, documentari, ha lavorato con importanti registi come Marco Bellocchio, Daniele Cipri, Luca Guadagnini, ha terminato le riprese del film Seguimi, girato tra Matera e Barcellona, dico bene? Io purtroppo, io sono a Matera, ho girato, poi anche a Barcellona ho girato, però se il film è ambientato tra Matera e Barcellona, sei documentata, sei sempre preparatissima tu. Allora, un grande applauso a Pigianelli, che è una grandissima organizzatrice di eventi e che è veramente brava. Ragazzi, Francesca Pigianelli è la responsabile di Cinecittà, ragazzi, Cinecittà, sì, insomma, voglio dire, quindi organizza, insomma, eventi importantissimi per Cinecittà. È un'autorità, ecco, diciamo. Sono una passionaria del cinema intanto italiano e dei talenti che abbiamo, che sono veramente tanti, tanti e tanti. E qui questa sera ne abbiamo un esempio. Ci vediamo la clip di questo meraviglioso attore. Ha detto? Che è sta storia, eh? Che cos'è questo schifo? Perché perdi i tuoi soldi, il tuo tempo per questa merda? Perché te la prendi con lui? Non è colpa sua. È certo che me la prendo con lui, con chi dovrei prendermela? Tu pensi che abbia un'idea di quanto io ti amo? Pensi che ne abbia la minima idea? Mi ami? Ma se non mi conosci neanche... Mi sa che hai ragione. Forse non ti conosco. Bravo, fantastico, scappa. Cosa vuoi che faccia? Te l'ho detto. Voglio che paghi. Lo spirito, l'atteggiamento necessario è sempre lo stesso. Vi voglio concentrati, determinati, cattivi, spietati. In una parola sola, vi voglio perfetti. Io questa prima posizione voglio difenderla e non metterla in discussione mai. Perciò non dobbiamo sottovalutarla. È
è arrivato il tuo turno. Cosa devi pagare? Nulla. Cappare. Grazie. Perché si è fatta intrappolare da una donna? La donna non era sola. Lui è un santo. Pensate che un giorno, per penitenza, si è buttato in un roseto. Ma secondo voi che avete tanta fede, mio fratello Fabrizio adesso dov'è? All'inferno? No, ma nessuno può saperlo tranne nostro Signore. Potrebbe già nei flutti, prima di perdere coscienza, essersi pentito. All'ultimo istante. Insomma, basta chiedere perdono all'ultimo minuto, all'ultimo istante, per andare in paradiso. Sì. E allora perché il cimitero degli asini? Perché qualcuno non ha pensato che mio fratello Fabrizio, il santo, all'ultimo istante non abbia chiesto perdono a Dio? Quanto vuoi? 100. 100? 100.000. Il rapporto con la realtà ti manca proprio. Con 100.000 euro me la compro tutta la prigione. Te ne do 5.000. Angelo? No. Non comandi tu. Non mi puoi dire fai questo o fai quello. Almeno 20.000. Vuoi tornare in galera? 10.000. Sono spacciata, sono morta! Ma che cazzo fai? Allora lo vedi da me, però che non senti più niente. Io ti potrei denunciare. Fallo. La testa è a posto e anche il corpo, come vedi. Farti una scopata. Adesso è facile. Troppo facile. Non mi interessa. Ti faccio schifo. No, per niente. Vi assicuro che è stato un duello all'ultimo sangue, volevano uccidersi. Pensate che hanno cominciato prima che il giudice desse la voce. Pa, pa, pa! E prima un colpo all'orecchio, e poi un colpo alla braccia. Ta, ta, ta! Mussolini voleva uccidere Mussolini. Voleva... è stata una cosa bestiale, proprio... Ta, 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 ta! Quanto hai speso per il viaggio? 5 d'autostrada e 20 di benzina. Quasi sta a mezza piotta. Il numero un piede più coglioni fino a stasera, eh? Un grandissimo applauso per Piergiorgio Bellocchio, che vince il premio come miglior attore dell'anno, premio Raff Vallone, strameritato. Premio meritatissimo, veramente stupendo. Bravissimo. Bello anche vincere, stupendo quel film. Tanti film, non più bello dell'altro. Bravo, complimenti. Un trasformista. Grazie mille. Grazie. Volevi dire qualcosa di alcuni film, ma l'abbiamo visti tutti lì? Sì, li abbiamo visti, sono bellissimi, anche con Giovanna Mezzogiorno, con delle interpreti straordinarie, Roberto. Non abbiamo voluto tagliare nulla, e quanti ne mancano ancora? Sì, mi fa molto piacere essere qua, ricevere questo premio intitolato a un attore, a una persona che, se uno fa il mestiere che faccio io, è qualcosa che ti onora molto, insomma, molto più di tanti altri. Grazie. Bravo.
Grazie, grazie a te. Grazie. Grazie, grazie veramente. Grazie. Allora, come sono contenta quando vengono premiate le persone, gli artisti che meritano di essere premiati. È quella la nostra più grande soddisfazione. E noi cerchiamo sempre, ve lo giuro, credetemi, un premio all'altezza del una persona nazionale autentica, e quindi è giusto che vengano omaggiati degli artisti. Ma ci sono anche dei prodotti girati in Calabria. E infatti è proprio per questo che dobbiamo chiamare sul palco. È un documentario bellissimo, la penna di Bruzio, che appunto faremo vedere una clip, e chiamiamo sul palco Mattia Scaramuzzo, anche lui un'eccellenza calabrese, quindi lo vogliamo omaggiare per questo loro bellissimo prodotto, questo documentario girato in Calabria, una storia bellissima che ci racconterà in breve. Che poi Mattia non è solo attore, anche sceneggiatore, assolutamente sì, produttore anche, e ideatore di questo documentario. Sì, sì. Ecco qui Mattia. Ciao Mattia. Mattia Scaramuzzo, hai visto che l'ho detto bene? Sono stata brava. Allora, dici solo qualcosina e facciamo vedere la clip. Sì, buonasera a tutti. Io innanzitutto volevo ringraziare Saverio per avermi dato il piacere e l'onore di essere qui questa sera. La penna di Bruzio racconta la storia di Vincenzo Padula, che è un poeta calabrese vissuto a cavallo dell'Unità d'Italia, prete, poeta, letterato, giornalista, a favore del ceto medio, a favore dei poveri, che ha combattuto sia contro la Chiesa, contro le ingiustizie. Questo documentario è stato selezionato tra 400 documentari su Rai Storia, è stato scelto da Paolo Mieli. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere Andrea Camilleri, Carlo Verdone. L'abbiamo presentato di recente a luglio alle giornate del cinema Maratea davanti alla giuria di Paolo Sorrentino. E niente, adesso guardate la clip e poi magari... Vediamo la clip, bene. Difeso i diritti dell'Italia del Meridione all'interno dell'Italia Unita. Patrioti. Un uomo assolutamente moderno, molto, molto moderno. Bello, bellissimo. Poi stavo notando anche le musiche bellissime che sono di dei fratelli Aragona, Andrea e Matteo Aragona, che hanno curato anche il montaggio e la fotografia. Mamma mia, ma qui avete veramente, veramente, la Calabria è piena di talenti. Io sono rimasta, era la storia di Padula, Vincenzo Padula, che è un poeta originario di Acri, ma che ha rappresentato la Calabria e la nazione in tutta.
Bene, bellissimo. Allora prendo regia, il premio per lui, la regia di chiacchiere. Giulia Zampino, però ti, ecco, ti vorrei chiedere, ma insomma è bello, cioè, calabrese di Acri, no? Sei di Acri. E la cosa più bella è quando si fanno dei prodotti in Calabria che poi vanno in giro, vanno ai vari festival dappertutto così, e quindi per me è stato un grandissimo piacere ospitarti. Per me è stato invece un piacere, innanzitutto è stato bello perché io ho studiato Raff Vallone all'università, perché c'era il professore De Gaetano dell'Unical di Cosenza che amava Raff Vallone, quindi abbiamo fatto un sacco di esami. E poi io di recente ho chiesto al mio comune ad Acri di dedicare per questo centenario una piazza dedicata proprio a Raff Vallone, quindi speriamo che, perché siccome la Calabria si è dimenticata di questo personaggio, almeno speriamo di riportarlo in vita attraverso queste iniziative. Grazie. Grazie, grazie a te Mattia. Un grande onore per me consegnare a questo giovane talento, sono veramente orgogliosa, è vero? Senti, una domanda di curiosità, così, no? Perché c'è. Ma intervistare Camilleri, come è stato? È difficile raccontarlo, però posso dire che è una persona veramente eccezionale. Quando noi contattammo Camilleri, io mi ricordo che arrivammo sotto casa sua, pioveva, era novembre, arrivammo, lui abitava all'ultimo piano a via Asiago, lì dove sono gli studi della RAI, aprì la porta, noi emozionati, no? Con il cuore in gola, appena ci vide in quel modo disse: ma vi volete fare una doccia? Perché ha visto che eravamo insuppatici. Allora guarda, di un'umiltà veramente spettacolare, questa cosa mi è rimasta impressa. Però poi insomma tutti sanno chi è Andrea Camilleri, quindi non c'è da aggiungere altro. Grazie. Grazie ancora, grazie a te, un grande applauso. Mattia Scaramuzzo. Grazie Mattia. Allora, adesso andiamo al premio per il giornalismo e volevo chiamare sul palco intanto uno dei nostri, così possiamo definirlo, braccio destro, organizzatore, poverino, che ci sopporta a tutte e due, che gli cambiamo i programmi, le cose. Pure lui, noi. Francesco Montoleone, presidente della Tropea Eventi, dove sei Francesco? È svenuto? Che cosa è successo? Ah, eccolo qui, il nostro grande Francesco. Gli abbiamo fatto venire l'esaurimento nervoso, io e Saverio. Mi sono caduti un po' di capelli. Ecco le colonne del premio, siamo io, lui e Saverio, le vere colonne insieme chiaramente al comune. Francesco, insomma questo momento... Intanto di quello che vuoi. No, intanto di qualcosa, perché di siamo qualcosa veramente senza, felici. Però è un momento del giornalismo, no? Anche, cioè, premiare. Esatto. Beh, ci sono molte cose da dire, nel senso, alcuni saluti da portare. Ci ha mandato i propri saluti il prefetto Carmelo Casabona, il questore Filippo Bonfiglio, i commissari del comune di Tropea, il dottor Fortuna, Di Martino e Buda, che questa sera non sono potuti essere qui, però ci hanno inviato un messaggio molto bello dove auspicavano un'ottima riuscita del premio, salutando tutti. I saluti dei nostri oltre 90 associati, ai quali dobbiamo anche questo, diciamo così, aiuto e a fare delle cose per Tropea che in sostanza da spostiamoci 3 anni, verso la luce. Ci spostiamo verso ci la spostiamo. Luce. Sì, ero stato il primo a dirgli questa cosa prima agli amici. Un altro nome da ringraziare che è Michele. Sì, e beh, la 2M Mobili di San Calogero, Michele Maccarone. Poi ci sono alcune strutture che ci hanno dato una mano, Donna Ciccina, Donna Giovanna, il Tropis, il Castello, la Perla, tantissimi che ci hanno aiutato a realizzare questa manifestazione, e a Cinecittà, a Saverio Vallone che si sono impegnati, a tutti gli amici ospiti che sono venuti qua a Tropea, devo dire, e sono magari rimasti incantati quando hanno visto per la prima volta alcuni paesaggi, alcune cose. I dati su Tropea sono positivi, si parla del più 10% di visitatori, di cui sembra il 39% di provenienza straniera, quando la media calabrese è del 9%, quindi la Costa degli Dei è Tropea, siamo il 39%. Alcuni dati sulla mostra fotografica permanente su Raff Vallone: è dal 17 febbraio 2015 che è aperta all'antico sedile dei nobili di Corso Vittorio Emanuele, siamo arrivati
a oltre 20.000 visitatori che in forma del tutto gratuita e libera visitano questa mostra, di cui le provenienze, abbiamo fatto un calcolo, sono circa il 60% estera, e i visitatori esteri sanno tutti sulla figura di tutto di Ralph Vallone, e questo è bello. Grazie Francesco. Benissimo, allora a te il piacere e l'onore, è un grandissimo uomo, io me lo sono ritrovato anche perché lui è un grande anche non solo nel campo artistico, ma anche musicale, e ci siamo rincontrati per caso a Sanremo, dove appunto lui stava lì insieme con tutta la sua, diciamo, cooperativa, no? Artistica, discografica, eccetera, a premiare i Pooh, e quindi io l'ho immortalato mentre premiava i Pooh. Ti ricordi che bello? Sì, quest'anno grazie all'Associazione Fonografici Italiani è toccato a me premiare i Pooh proprio nell'anno dei loro 50 anni, per me è stata una grande soddisfazione, è stata il colonare una carriera, diciamo. Quindi abbiamo questa grande passione io e lui che ci unisce, anche che appunto, a parte tutte le varie forme di arti, ma soprattutto del cinema e della musica. Infatti ho anche un orgoglio che non ho detto prima, però lo dico perché è qui, appunto anche Pier Giorgio Bellocchio ha ricevuto un premio importantissimo che era Roma Videoclip, il cinema incontra la musica, se non erro 4 anni fa, per un bellissimo videoclip di una band bravissima. Quindi siamo molto attenti anche a questo campo che è veramente interessante, perché poi il cinema e la musica si uniscono molto bene. Allora, veniamo al premio, al premio del giornalismo. Abbiamo deciso di dare un premio a un talento calabro. Poi ma lo dici te che lo sa a memoria, io lo so. Allora, è una giornalista bravissima che segue, è anche una grande scrittrice, perché ho letto assolutamente un libro, sì, molto i libri belli, ho letto la sua biografia, e quindi è una donna eccezionale, sensibile, straordinaria, Vittoria Sacca del quotidiano della Calabria. Detto bene? Ti preghiamo, ecco, di salire su. Ecco, Vittoria ci sta raggiungendo. Sì. Allora, Vittoria, parliamo della figura professionale di Vittoria. È stata quella che negli ultimi 3 anni ha scritto tantissimo su Tropea, ma sulla figura artistica di Ralph Vallone, scrivendo in maniera esaustiva e completa. E quando io ho mandato al comitato tecnico a Roma tutti questi articoli che Vittoria ha realizzato, il comitato ha mandato subito un feedback, una risposta dicendo: Vittoria Sacca va premiata. E Vittoria è proprio qui, vorrei che gli si tributasse un grande applauso, perché Vittoria è una grande, è innamorata di Tropea e riesce a fotografare le situazioni giornalistiche sempre nelle maniere giuste, non sottolineando alcuni aspetti. Non vieni Vittoria, perché andiamo in favore di luce, così riusciamo. Io vorrei che questo premio non te lo consegnassi io, perché io con te mi sento quasi tutti i giorni. Vorrei chiamare sul palco qui una nostra ospite, che è l'onorevole Angela Napoli, consulente della commissione antimafia, che è qui in prima fila, e vorrei che sia lei a consegnarti questo premio. Mi fa piacere quello, perché è venuta, era a Drapia, oggi gli abbiamo questa cosa. Facciamo un applauso all'onorevole, che è molto amica della città di Tropea, devo dire che è spesso qui, e ha scritto anche un libro, l'onorevole, di cui sicuramente tu sai tutto. L'antimafia dei fatti, un libro eccezionale che abbiamo presentato qui anche come Unitre. Ma io vorrei prima di tutto ringraziare per questo premio, mi sento particolarmente onorata, anche perché Raffaele Vallone prima di tutto è stato un giornalista, quindi ha affinato la sua penna attraverso la scrittura, questo noi lo sappiamo, non solo, ma si è formato culturalmente con Calvino, buonasera. Però poi evidentemente la penna non era sufficiente, per cui tutto l'ums culturale che ha acquisito l'ho voluto portare prima nel teatro, poi nel cinema, e ha messo tutto se stesso. E non solo, ma ha lavorato in un momento in cui l'Italia aveva necessità di crescere linguisticamente e culturalmente. Lui ha rappresentato l'uomo che la gente forse ha abbracciato e amato. E io, cosa devo dire, sono
contenta, emozionata per questo premio, anche perché porta il nome di Raffaele Vallone. Ho un ricordo particolare quando ho intervistato lei nel 2007. Che mi dai di lei? Vabbè, tu, visto dove ci troviamo, ti ho intervistato. Mi sembrava più giusto parlare di lei. Mi sono rimasti impressi i lampi dei suoi occhi quando mi parlava del padre. Allora io ho riflettuto e mi sono detta, a parte, cioè, il Raffaele Vallone ha lasciato a questa persona un'eredità enorme, un'eredità di affetti, affetto per il cinema prima di tutto, tant'è che sta seguendo le sue orme, per la famiglia e anche per questa città. Se lei è qui è perché il papà evidentemente gli ha lasciato un amore per questa terra. Grazie, grazie, grazie veramente. Francesco, consegna il premio l'onorevole Angela Napoli, Vittoria Sacca. Francesco, complimenti veramente, Vittoria. Dire due parole. Sono felicissima di poter consegnare io personalmente questo premio a Vittoria Sacca, validissima scrittrice e giornalista esemplare, davvero anche lei vanto per la nostra, per Tropea e per la nostra Calabria, e sono felicissima di poter consegnare il premio intitolato a Raffaele Vallone. Voglio che lei sappia, lei è il figlio, che Tropea io l'ho sempre considerata, ho considerato Tropea il gioiello della nostra Calabria, e come tutti i gioielli gli stessi sono costituiti da pietre preziose. Raffaele Vallone è stata e deve continuare ad essere la pietra preziosa per Tropea e per l'intera Calabria. Grazie, 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 bellissimo, grazie, grazie. Grazie veramente. Passo davanti, è stato un piacere e un onore per noi premiare lei ed avere anche lei che ha consegnato il premio. Grazie mille per le bellissime parole. Evviva questo premio e che cresca sempre di più anche con il vostro sostegno ed affetto. Allora, vogliamo chiamare un attimino anche un altro piccolo talento calabrese che ci è passato a salutare, ma che è un grande perché è appunto musicista che lavora con Piovani. Un altro momento musicale. Vittorino Naso. Naso. Lo invitiamo sul palco. Non lo vediamo, dov'è? È andato via. E va bene, andiamo avanti allora. Allora, io chiamerei un'attrice bellissima, anche se abbiamo un'attrice bellissima. Pensavamo che ci avessi abbandonato, dice qui, con tutti questi premiati. Ecco. Eccolo qui. Benvenuto Vittorio. Grazie per essere venuto a trovarci. Vuoi solo accennare, anche tu sei un'altra eccellenza calabrese, quello che fai? Beh, io la prima cosa che, buonasera, vorrei accennare è che mia mamma è di Tropea e quindi sono... Proprio giochi in casa. Mio papà è di Parghelia, per cui... No, niente, io sono un musicista e ho un po' di esperienza nel campo della musica da film. Ho iniziato nel 91 con un film di Zeffirelli che si chiamava Storia di una capinera. So che hai lavorato con Piovani. Sì, lavoro da 21 anni con Piovani, ho fatto La vita è bella, La tigre e la neve, Pinocchio, insomma molti altri film. Lavoro con Ennio Morricone, ho fatto molti film con lui, Franco Piersanti, con cui abbiamo fatto i film di... Nanni Moretti, di Gianni Amelio. Infatti la settimana scorsa abbiamo curato la musica dell'ultimo suo film, che si chiama La tenerezza, di Gianni Amelio, che è un film molto bello, e adesso fra qualche tempo faremo le nuove puntate del commissario Montalbano, che insomma è molto famoso, diciamo.
Complimenti. E stasera che cosa? Un bel applauso per Vittorino. Non è venuto per suonare ma a trovarci, perché chiaramente è stata una piacevole sorpresa, ma sicuramente nella prossima edizione, che pensiamo poi si terrà a luglio, perché vogliamo anticipare tra luglio e agosto, ci onorerà poi anche di una sua performance. Ma vogliamo dare una menzione? E dopo gliela daremo insieme con Francesco Monteleone, che risaliremo tutti sul palco, ok? Grazie. Allora andiamo avanti, perché no, ho paura pure che il tempo qui sta cambiando. E quindi andiamo avanti. Abbiamo un'altra eccellenza calabrese, una ragazza, un'attrice giovane, ce l'abbiamo qui in prima fila. La vogliamo chiamare? Adesso a te, eh? Vediamo Saverio se si ricorda. Io non lo dico, eh? Allora, c'è una bellissima attrice calabrese che si chiama Caterina Melicchio, che invitiamo sul palco. Anche lei è un giovane talento calabrese, giovane rivelazione del cinema, della televisione. Adesso qui devono fare una passerella ottobre, il bello delle donne, il bello delle donne per Canale 5, e poi lei ha fatto molte pubblicità, poi sarà la protagonista della nuova stagione del Bagaglino. Ma veramente tutte queste cose? Caterina, ma Caterina, ci sorprendi! Buonasera! Buonasera Tropea! È bello averti qua sul palco, poi sei venuta da vicino stasera, perché da Cosenza. Sì, perché ero a Cosenza dai miei, io sono calabrese e mi trovavo qui e ho detto vabbè. No, è un onore, veramente un onore. E io sono rimasta estasiata da tutto quello che ho visto prima esposto nel museo, perché toccare quasi con mano la grandezza di tuo padre qui in Calabria è qualcosa che veramente arriva al cuore, a parte il lustro del cinema, a parte tutto, i suoi occhi arrivano proprio in profondità, soprattutto come persona, immagino anche come padre e poi come grande divo. Beh, detto da una giovane attrice bella come te, veramente un grande complimento, ti ringrazio. Grazie. Ma so che fai anche teatro, perché sì, hai fatto con Max Tortora, mi sembra, ho fatto, no? l'ultima commedia teatro con Max Tortora al Teatro Manzoni di Roma, e prima di questo tante fiction con Salvatore Samperi, Il sangue e la rosa, Onore e rispetto 2, l'ultima Il bello delle donne, che andrà in onda quest'autunno su Canale 5, autunno-inverno, programmi televisivi eccetera eccetera, insomma la strada è lunghissima. Grazie. Un premio per te. Caterina, due parole a questo pubblico a Tropea, questo pubblico di Tropea. La Calabria è bellissima, non bella, bellissima. Quindi cerchiamo di valorizzarla ancora, ancora e ancora. Il premio è caduto. Grazie Saverio. Detto da una bella attrice come te è senz'altro un buon auspicio. E poi sono molto contenta di aver conosciuto tante persone questa sera, di aver visto dei loro lavori, perché comunque ammirare il lavoro dei colleghi per me è sempre una cosa bellissima, rubare con lo sguardo ogni cosa. Io li ammiro tanto, ammiro proprio i miei colleghi, mi piace guardarli, mi piace applaudire, perché credo che solo così si può crescere. Ma che bella voce che hai. Grazie mille, grazie. Grazie. E poi grazie anche a te. I colleghi grazie di qualità come Elisabetta Pellini, come Alessia Barella, come Pier Giorgio Bellocchio. Ce ne sono tanti questa sera, Giorgio Amato, Paolo Vivaldi. Come Giorgio Amato. E poi tra l'altro ce li ho lì vicino, Pier Giorgio ed Elisabetta, e sono pazzeschi. Sono pazzeschi in tutti i sensi, è vero? Grazie, allora, Caterina. Grazie ancora, grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Allora, adesso abbiamo un premio per la fiction e TV, quindi se a te, visto che ti piace molto questa grande brava artista, a te il piacere di chiamarla sul palco. Allora, io la seguivo molto anche nel caso di Coscienza, che tra l'altro ho fatto anch'io due puntate, e ha fatto tantissime fiction, ha fatto anche dei film molto belli. Stiamo parlando di un premio speciale per la fiction TV a Loredana Cannata. Cannata, che poi non solo è una bravissima attrice anche di cinema, ma
in modo particolare quest'anno il premio va per la Fiction TV e anche per un lavoro che verrà dopo, che è un lavoro bellissimo, importante, che chiuderà questa magnifica serata con gli autori e gli altri artisti. Io devo fare una piccola considerazione. Vado di servizio. Loredana, cerco Francesco Monteleone, per favore. Francesco, perché, cerco. Ragazzi, se può venire Loredana dietro al palco, mi può dire, per arrivare Montolino. Sul palco hanno fatto un percorso ad ostacoli, vero? Un percorso ad ostacoli con salti, quindi c'è anche la prova dell'artista che deve raggiungere questo spazio scenico, come dice, spazio. Forti, soprattutto in Italia, quindi siamo testati. Superiamo tutti gli ostacoli per arrivare, fili, cose, cavi, bene, e siamo contentissimi di averti qua. Grazie a voi, sono molto felice. E, ho visto che Tropea è chiamata la perla della Calabria, io vengo da un paesino siciliano che si chiama la perla di Ragusa, quindi come dire, ho trovato una bellezza straordinaria. Io ci sono passata spesso in treno, non mi sono mai purtroppo fermata, ma è pazzesca e ti ringrazio perché non la conoscevo e grazie anche per avermi fatto rivivere il nostro grande cinema con la mostra su tuo papà, è strepitoso. Grazie a tutti voi. È un piacere consegnare questo premio con un benvenuto a Tropea. Un grande applauso Loredana ancora Cannata. Anche perché Loredana salirà anche dopo, perché c'è un'altra sorpresa per il miglior cortometraggio. Però vorrei dire, tra i tanti film, gli ultimi film che ha fatto, La giovinezza, Aiuto di Paolo Sorrentino, quindi ha avuto una ruolo, partecipazione credo importante. Credo che tu fossi l'unica attrice italiana in questo film, no? Sì, diciamo, poi c'era anche un'altra attrice, una italo-argentina. Io facevo la moglie di Maradona. Infatti, grazie, la moglie di spagnolo. Maradona. La moglie di Maradona, che, con cui peraltro ho lavorato veramente in Ballando con le stelle. Lui per 3 puntate era uno dei ballerini concorrenti, faceva avanti e indietro dall'Argentina praticamente ogni settimana e poi i medici dissero che non era il caso. Grazie, un grande grazie applauso a Loredana Cannata. Allora Francesco, vogliamo chiamare appunto il musicista che avevo detto che richiamavamo sul palco? Sì, il maestro Vittorino Naso, non so se è ancora in sala o è andato via. C'è Vittorino? No, forse ci ha lasciato, allora mi ha dato la delega di ritirare il premio, gli sarà consegnato domani in conservatorio. Facciamo un applauso anche a Vittorino, che è un grande. Benissimo, allora siamo venuti al momento clou della serata, anche perché questa piccola opera, questo piccolo capolavoro, diciamo che è tutto clou, però uno, no, questa è la chicca clou sulla ciliegina, come si, esatto, dice, sulla torta, esatto, perché è un piccolo un microfilm, che è appunto piccolo, grande, corto, un piccolo metraggio grande. Il titolo è Bello di mamma tua, di Walter De Rico, che invito a salire sul palco, attore, regista, produttore, che insieme chiameremo anche gli altri, che vince questo cortometraggio come premio per il miglior cortometraggio Raff Vallone. Allora, gli applausi mi raccomando sempre calorosi, siamo alla fine, dobbiamo chiudere in bellezza, siamo veramente orgogliosi di avervi fatto fare questa trasferta romana, come si dice, non solo, perché abbiamo uno degli attori che sta girando Jesolo, l'abbiamo rapito, infatti questa notte inviterei sul palco. Adesso a te il piacere di chiamare tutti coloro che hanno realizzato questo bellissimo cortometraggio. Voilà, buonasera a tutti e buonasera Tropea, grazie perché siete una città strepitosa. E sono molto felice che il mio cortometraggio venga trasmesso in questo premio dedicato al grande Raffallone. E grazie a Francesca e grazie a Saverio. Volevo ringraziare Luigi De Filippis, che ha prodotto questo cortometraggio, viene sul palco, gli attori, Loredana Cannata, che ben abbiamo visto, e certo, abbiamo fatto apposta. E abbiamo il protagonista, che è Gian Claudio Caretta. Allora, Gian Claudio Caretta, che farà parlare molto di sé, già ne parlano tanto, quindi noi siamo felicissimi di averlo qui e speriamo che l'anno prossimo lo premieremo proprio anche per il suo talento in un nuovo film che sta per venire. Senti Walter, posso chiederti, dunque nel questo documentario c'è Laura Lattuana? No, cortometraggio. Cortometraggio? Sì, scusa. Un grande applauso per il produttore e gli attori, grazie.
Laura Lattuade e Pino Strabioli. Volevo ringraziare Laura, che è un'attrice strepitosa, e Pino, che è un simpatico amico e bravissimo in questo piccolo ruolo. E poi ci sono gli altri attori che hanno fatto questo piccolo grande capolavoro, secondo me emozionale. Poi decidete voi che cosa vogliamo far dire. Parlaci di questo cortometraggio. Dai, facciamo parlare Luigi. Luigi De Filippis, produttore cinematografico, produttore di cortometraggi, produttore di lungometraggi e poi anche televisione. Mi sembra Domenica Inna, anche no? Caramba, Sanremo, ragazzi. Teleton. E poi? Lì sono i famosi, spacca, avanti. Vedi? Quindi, produttore televisivo. Io volevo ringraziare, la prima volta che vengo qui a Tropea, una città meravigliosa. Meravigliosa. Anzi, colgo l'occasione per lanciare una proposta. Lavoriamo per un progetto per fare un film qui a Tropea. Bravo! Sono contento. Grazie. Credo che il miglior messaggio che una bella città come questa, con una cittadina stupenda, con delle persone... Oggi ho fatto due passi per il centro storico, veramente bello. Il miglior messaggio che uno possa proporre è quello di fare un film che possa essere un veicolo nel mondo per far vedere veramente che cos'è l'Italia, che cos'è la Calabria, che cos'è le città. Perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo stati e siamo un popolo meraviglioso, non dimentichiamo l'Italia. E questo lo rivolgo ai signori politici, alla signora, grazie per il lavoro che fate, aiutate tutti quanti, ma soprattutto i giovani, perché questa Italia è ancora forte, può fare ancora molto. Grazie a tutti, eh. Allora, io un'attenzione maggiore la darei a questo giovanissimo attore, che veramente anche lui ha un curriculum che sinceramente mi ha spaventato, perché hai iniziato pure te, sei giovanissimo, hai iniziato oltre che essere un bel ragazzo adolescente, ho visto che ha studiato, insomma, tra l'Italia e l'America con Polakis addirittura. Sì, innanzitutto buonasera a tutti e grazie a Tropea, grazie Francesca e grazie Saverio per l'ospitalità. Sono molto felice di essere qui e grazie a Raff soprattutto, perché io stimo molto tuo padre, perché ha due diciamo, nella sua carriera è stato uno sportivo a livello agonistico e poi un grandissimo artista, e sono due componenti che riempiono anche la mia quotidianità, quindi diciamo abbiamo qualcosa in comune e sono molto felice. E che dire, sono felice di aver preso parte a questo progetto qui, Bello di Mamma Tua, un cortometraggio che girerà un pochettino l'Italia e speriamo che vi piaccia, ora verrà proiettato. E prima di essere proiettato, perché giustamente essendo il miglior cortometraggio lo proietteremo tutto, quindi avrete il piacere di vederlo, e prima però della proiezione chiamiamo la nostra madrina Elisabetta Pellini, che avrà il piacere di consegnare il premio per il miglior cortometraggio, ma c'è una sorpresa, perché questo premio adesso, quando salirà Elisabetta, quando salirà Elisabetta lo diremo, prenderà questo bel premio, perché il premio per quest'opera complessiva del cortometraggio bellissimo, però lo vogliamo dare e donare proprio per un auspicio dei suoi lavori e del suo talento, proprio a Gian Claudio Carretta, che riceve il premio come attore per questo bellissimo cortometraggio. Lo meriti tutto, e quindi ti auguriamo che sia uno dei tanti che prenderai ancora nella tua favolosa carriera. Grazie davvero, sono emozionatissimo. Io sono solo all'inizio di questo percorso professionale, ho 22 anni e spero con il mio impegno di riuscire a fare il massimo per quanto sia possibile. Grazie davvero. Allora, per il nostro più giovane talento di questa serata, il premio meritato per questo bellissimo cortometraggio corale, dove appunto anche Loredana, anche il nostro Walter De Rico, che è un grandissimo comunque attore anche lui, regista eccetera. A questo punto direi di augurare intanto a tutti coloro che sono presenti, un grazie per essere qui, a tutti i premiati,
a questo pubblico meraviglioso. Io vorrei ringraziare anche Carlotta Bolognini, Alfredo Lopiero, tutti, ma li dobbiamo salutare tutti, Pier Giorgio Bellocchio, Giorgio Amato, Alessia Barella, Caterina Milicchio, Andreoli, tutti premiati, veramente. Un grazie. Elisabetta Pellini, che cioè, Elisabetta Pellini, ce l'abbiamo dopo il premio. Dopo, perfetto, perfetto. E ringraziare soprattutto questo pubblico meraviglioso, Tropea, e tutte le persone che ci hanno permesso veramente di realizzare questo premio. Un grande sogno. E ringrazio anche i collaboratori di Tropea Eventi, come Pasquale, come Nicola e come Paola, che sono veramente le persone straordinarie che tengono questa mostra fotografica sempre aperta a disposizione per i tropeani. Allora, intanto diciamo che in anteprima Elisabetta... E posso dire un'altra cosa, sarà... io devo ringraziare ancora Salvatore Libertino. Va bene. Veramente del tributo a Ravvallone, perché ogni giorno, ma non sai, cioè da ogni volta, ogni mattina mi sveglio e c'è sempre una novità su mio padre. Io invece più tecnica voglio ringraziare anche il service per questo meraviglioso servizio che ci ha offerto questa sera. Grazie al service, perché se tutto ciò è stato possibile, e grazie anche a tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Grazie. E grazie a Tropea. Grazie. Allora, Elisabetta, un saluto a te. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Tropea e grazie a Francesca e a Saverio. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo nel comitato d'onore, e hai visto mai che avrai un premio proprio per il tuo ruolo importantissimo che hai. Allora, te, visto che hai vinto il premio, vieni qui, scusatemi, che questo ragazzo sta girando un film, deve ripartire stanotte, non diventare divo, devi essere come lui, guarda, Pier Giorgio Bellocchio, grande ma umile. Allora, ci vuoi annunciare questo cortometraggio dal titolo? Sì, il cortometraggio si chiama Bello di mamma tua, è una storia... No, non sono io. È un rapporto tra mamma e figlio che risulterà un pochettino travagliato, però dai, diciamo, lo vediamo ora, facciamo prima. La cosa più bella in un artista vero è quando si emoziona, e quindi questo vuol dire che ci mette il cuore. Grazie a tutti e vediamoci questo bellissimo cortometraggio. Un bacio da me e da Saverio e da tutti voi. E appuntamento per il premio al prossimo anno. Al prossimo anno ci siamo prenotati i nostri premiati, Pier Giorgio Bellocchio, eccetera, qui a Tropea 2017. Grazie da Francesca Vigionelli, è stato un piacere essere qui a Tropea. Grazie. Serve un telefono nuovo. E nel senso di un nuovo apparecchio, vuole mantenere il numero? Nel senso di un telefono nuovo con un numero nuovo, no? Che sia semplicissimo, il più semplice ed economico possibile. Va bene, guardi, c'è questo, 29,90 euro, e ci sono 10 euro di traffico incluso, lo vuole? Perfetto. L'importante è che funzioni. Se mi dai i dati per la scheda. Questa è la mia carta d'identità. E questi sono i suoi soldi. Ecco qui.
funziona, scusa, ma mi spieghi, mi piombi qui al B&B a quest'ora, cosa vuoi? Mi dai un telefonino, che devo fare? Ti ho già detto che è un appuntamento che prendo io, non tu. L'importante è che non sai io chiamare, è tutto qui. Sì, va bene, ma almeno sapere di cosa si tratta, lavori ai servizi segreti, potrò sapere. Vabbè, ho capito, lo chiedo a qualcun altro. Va bene, lo faccio, dammi il numero. Allora, hai detto che devo chiamare questo numero, dire che ho letto l'annuncio e prendere un appuntamento. Va bene. Giusto. Pronto? Chiamo per l'appuntamento. E l'indirizzo? A che ora? Beh, allora fatti trovare in una situazione carina. Queste zucchine. Guardi, sono anche molto buone. Quanti chili gliele faccio, signora? Me ne fa un paio, per favore. Perfetto, grazie. Lo so, anche a me c'è l'idea che qualcuno mi paghi, tutto qua.
comunque c'è sempre qualche aiutino, non è che no. Beh, non dirmi che tu con papà non hai mai fatto finta, perché cioè, non ci crederò mai. Cosa c'entra papà adesso, eh? Cosa c'entra? Papà era uno, io andavo solo con lui, mica con uomini, donne, coppie, eh? Beh, mi stai dicendo quindi che è solo una differenza di genere e quantità? Oh, senti, smettila, eh? Perché poi, comunque, tuo padre e io ci amavamo. All'inizio. Appunto, all'inizio. Poi dopo? Cioè, quando non eravate più innamorati. E comunque, facevate. Non fingevi? Oh, cosa stai dicendo? Eh? Che io con tuo padre mi sono comportata come una prostituta? No, assolutamente, non mi permetterei mai. Ecco. E poi comunque tuo padre, almeno, mi mantiene, anche da morto. Con quella cosa lì, come si chiama, la reversibilità. Insomma, in questo, devo ammetterlo, sei stata molto più furba di me. Pensa che io non prenderò neanche la pensione, dato che non sto versando i contributi, quindi ne so poco. E perché non ti fai una piccola assicurazione privata? Lo sto già facendo, mamma. E poi con le malattie come la metti, eh? Non hai paura di prenderti qualche cosa? Chi li conosce quelli che incontri, eh? Che ne sai, chi sono? Sono sani, non sono sani? Mamma, sto prendendo già tutte le precauzioni che devo prendere. Io non ci posso credere, guarda. No, mi dispiace, non ci posso proprio credere. Non ci posso credere che mio figlio faccia... Che mio figlio sia... Non riesco neanche a dirlo. Ascolto, va benissimo. Cioè, una parola che abbiamo importato di proposito nella lingua italiana perché mancava ed evidentemente a qualcuno serviva. Mentre se fosse successo a mia sorella, lì avreste avuto a disposizione proprio un intero repertorio. Porcellina in calore, zoccolettina... Ma sei cretino? Guarda che lo conosco il vocabolario, non c'è bisogno che me lo insegni tu. E che io proprio non lo posso dire. Capisci? Non ci riesco. Siamo stati proprio due cretini, tuo padre e io. Sì, perché noi ci preoccupavamo di tua sorella, che era tanto bella. Aveva un sacco di uomini che le ronzavano intorno, eh? E adesso tua sorella fa la poliziotta. E tu fai... Escort. Cioè, va benissimo, escort. Non è difficile da dire. Escort. Si chiamava così pure l'auto, ti ricordi? La escort. Smettila di fare il cretino. Guarda che io lo posso dire benissimo, sai. Te lo dico? Te lo dico? Escort, vedi che lo so dire? E che io non lo voglio dire. Beh, ma io ti capisco. Era per questo che non volevo che tu lo sapessi. Perché non cambi lavoro? Perché non cambio lavoro? Guarda qui... Per ora va bene così. Per il futuro ho già altri nuovi progetti, anche perché questo, credimi, è anche un lavoro logorante. Dio, che stronzo! Comunque, mamma, ora non ti vorrei mandare via, ma fra un po' avrei un appuntamento.
Potrei averne un altro. Signora, facciamo anche delle buonissime centrifughe se vuole. La mia preferita è mela, carota e zenzero. La vuole provare? No, grazie, lei è davvero molto gentile. Magari un'altra volta, eh? Io ho davvero bisogno di un altro di questi. Va bene. Tesoro, ma perché non lasci tutto a sedere? Non posso, stasera. Tieni, tesoro. Grazie. Vuole che le chiami un taxi, signora? No. No, no, grazie. E va bene così. Silenzio, la tua voce calda, io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore, e come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due cominciassimo a volare. Perché la penombra mi fa immaginare, mi distendo, guardo verso il cielo per cercare il tetto delle tue spalle bianche, come se quel cielo mi potesse dare il motivo giusto per non stare male, come se star male dipendesse dalla volontà. Tornare insieme a te.